Un'impresa a dir poco eccezionale, quella confezionata da Jasmine Paolini in quel di Dubai. Jasmine Paolini vince il suo primo Masters 1000 della carriera, il suo primo WTA 1000 della carriera, batte Anna Kalinskaya in finale, rimontando da 1 a 3, da 6-4 a 3-1, rimonta da 5 a 3 nel terzo set. Quando tutto sembrava perso, Kalinskaya ha cominciato a sbagliare e lei invece è stata eccezionale, perché è rimasta dentro la partita, è stata dentro la partita dall'inizio alla fine, ha sfruttato tutte le piccole debolezze che aveva la sua avversaria, che indubbiamente ha avuto più picchi di lei. Kalinskaya gioca facile, è una che gioca veramente vincente da ogni parte del campo. Paolini è rimasta agganciata, è rimasta vicina alla sua avversaria nel punteggio, e quella è stata poi la chiave per portarla a casa, perché rimanendo vicino nel punteggio non ha mai dato la tranquillità necessaria poi alla sua avversaria, e di fatto poi la partita si è giocata punto a punto, e punto a punto è stata più brava lei a mantenere i nervi saldi. Questo è emerso dal match. Kalinskaya, quando si è sentita sotto pressione, ha sbagliato tutto. Paolini è rimasta lì aggrappata e la partita l'ha portata fino in fondo. Quindi eccezionale, è veramente eccezionale quello che ha fatto Jasmine in tutto questo torneo. Stava per perdere contro Haddad Maia al primo turno, perché era sotto 6-4 e palla del doppio break, 4-2 e palla del doppio break nel secondo, ha recuperato e da lì non si è più fermata, perché il percorso proprio in questo torneo è stato straordinario. Battere Laila Fernandez, battere Maria Sakkari, con Rybakina c'è stato il walkover e quello è stato il passaggio fortunato indubbiamente, però poi batte Sistea, ieri è la miglior Sistea di sempre, e oggi batte questa Kalinskaya che aveva fatto secca la Swiatek ieri, e che in questo torneo veramente aveva giocato alla grande, come aveva giocato alla grandissima all'Australian Open nel precedente, insomma, in cui aveva anche battuto Jasmine Paolini. È veramente un'impresa a tutti gli effetti questa di Jasmine, sarà numero 14 del mondo, è frutto proprio del lavoro anche portato avanti da Renzo Furlan, perché nessuno poteva credere che con quel fisico e in quella maniera potesse migliorare così tanto, arrivare così in alto, arrivare anche sopra il suo coach Renzo Furlan, arrivare così in alto, ma soprattutto esprimere un gioco anche così aggressivo, così propositivo, così spregiudicato per certi versi, con il fisico che ha, e quello lo trovo veramente straordinario, perché esprimere comunque un tennis così brillante nonostante appunto l'handicap evidente dal punto di vista fisico nel tennis femminile attuale non è semplice. Invece lei si distingue poi dalle altre per la solidità, per l'atteggiamento, continua soprattutto a progredire, perché serve molto meglio rispetto a quanto facesse tempo fa, è migliorata veramente su tutti gli aspetti del gioco, e adesso è diventata una giocatrice che sta in campo e che la partita non te la lascia mai andare, sta sempre lì, cerca soluzioni. È veramente eccezionale da quel punto di vista Jasmine, rispetto anche alla partita dell'Australian Open in cui Kalinskaya aveva subito preso il sopravvento, in questo caso lei è rimasta lì, è rimasta vicina Paolini, è rimasta agganciata al match e ha sfruttato poi tutti i regali che potevano arrivare dall'altra parte. Però la chiave è stata proprio lì, non distanziarsi mai dal punto di vista mentale dal match, rimanere sempre appiccicata anche nei momenti di massima difficoltà, accettare il fatto che la sua avversaria potesse non fargli vedere la palla per uno, due, tre game, perché comunque sapeva che quando il punteggio si sarebbe fatto più pesante la chance poteva arrivare, la chance è arrivata e lei è stata bravissima ad accoglierla, a stare lì e a prendersela al volo. Grande Jasmine, grande Renzo Furlan, vittoria meritatissima per questo binomio. Peccato che non avrà grande risonanza nel mondo del tennis, nel tennis italiano, però è una ragazza che merita assolutamente tutti i nostri complimenti e tutte le nostre congratulazioni, perché ha fatto un percorso fantastico e il suo percorso di crescita penso che sia sotto gli occhi di tutti, soprattutto perché arriva
all'età di 28 anni, questo picco, e segna comunque il fatto che è un percorso che va avanti, perché tante volte ci si ferma e si dice a 27 anni un giocatore comunque si capisce che dimensione ha raggiunto. Lei invece continua a migliorare nonostante l'età, dimostrazione che proprio ci mette tutto a se stessa, ci mette tutto a se stessa per continuare veramente a progredire e a crescere sempre partita dopo partita. Buona serata a tutti ragazzi, e a questo punto arrivederci, ragazzi, al prossimo video.